Ok, siamo pronti. Ho messo Rex Craven con la mitragliatrice pesante. Orso Yogi è il nostro assaltatore con lo SBAM. Bracobaldo, ovviamente semplice. Honey con la mitragliatrice. Nico Belli, che voglio provare questo fucile chimico. Laserone con. O Laser One con la mitragliatrice leggera. Jimmy Boy con il lanciagranate incendiario. E Shala Shaska con lo SBAM. Quindi vediamo un po' come ce la caviamo e soprattutto dove cavolo siamo. Ok, allora, questo è il piano superiore, siamo scesi da qua. E possiamo andare in questa direzione qua, a quanto pare. Possiamo scendere di qua. Interessante. Vediamo come è fatta sta mappa. Quindi questo è il limite, siamo al piano numero 3, possiamo scendere fino al piano numero 0. Ok, sarà un po' difficile da navigare, però siamo proprio nell'angolino. Ok. Ok, quindi tu puoi scendere qua sotto. Però non vedo assolutamente niente, quindi dovremmo passare. Mettiamo un block score per vedere qualcosa. E tu vieni qua. Siamo in degli anfratti, è un po' brutta questa missione così, eh. Abbiamo bisogno dei nostri assaltatori qua davanti. Vieni qua. Poi abbiamo Honey. Dobbiamo stare vicini vicini. Jimmy Boy, vieni qua. E Rex Craven, vieni qua. Ok, ci siamo mossi tutti. Non possiamo tornare indietro. Andremo avanti, probabilmente a esplorare questo piano. Capiamo cosa succede. E che tipo di nemici abbiamo che, con cui abbiamo a che fare? Anche perché sembrerebbero tanti, visto quanto tempo ci sta mettendo. Sarà una missione lunga e perigliosa, mi sa. Allora, tu fammi vedere se c'è qualcuno in giro. Non c'è nessuno. Ah, proprio nascosti negli anfratti dobbiamo andare. Ok, questo sembra finire qua. Però qua c'è un posto per andare più in giù. Tu torna indietro un attimo. Ok, abbiamo un corridoio da questa parte. C'è un corridoio qua. Vedo molto duro a muoversi in questo posto. Qua sotto però non si può andare. Ok, quindi questo è solo per bellezza. Quindi in teoria si sviluppa tutto su questo piano. Qua sul serio escono dalle fottute pareti. Chissà da dove verranno fuori. La cosa mi insospettisce un po'. Allora, cane? Bracco? Ok, ce n'è uno dritto davanti a te. Quindi dovrebbe essere qua. Ok, qua c'è un altro corridoio e qua c'è un altro corridoio. Però questo finisce qua. Ok, quindi qua finisce qua. Sembra di giocare a Dwarf Fortress. Tu vieni. No, tu vieni qua. Uno di voi. Tu vieni qua. Non puoi superare quella zona. Tu vieni qua. Tu vieni qua sopra. Tu vieni qua. Tu cane, vieni qua. E tu vieni qua dietro. Così cerchiamo di escludere bene tutte le zone. Qui siamo sicuri? Provo a cliccare in giro per vedere se c'è una via possibile. Ok, si può arrivare di qua, però facendo tutto un giro strano. È un po' un labirinto questa zona.
Ok. Arriva qualcuno? Cos'era quella cosa? Ok, allora, vediamo un po' di muoverci, andiamo qua sopra. Sì, qua non c'è niente, finisce qua la cosa. Quindi questo corridoio finisce qua, questo corridoio finisce qua. Giusto? Sì, ok, quindi qua non c'è niente, possiamo andare di qua o di qua sotto. Quindi tu vieni qua. Ok, è ancora abbastanza ampio da quella parte. Tu vieni qua. Quindi tu vai con loro. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Il cane viene qua. Tu vieni qua dietro. E tu che hai le granate vieni di qua. Vediamo come ce la caviamo adesso. Urca, è quello? Nuovo. Nemico nuovo. Bene, bene, bene. Abbiamo un nuovo tipo di zombie. Questo è, boh, non so che cosa sia, quindi può darsi che sia il caso di buttarlo giù a spallate in qualche maniera. C'è qualcuno di voi che ha lo scudo o no? Quindi o usiamo il cane e lo distruggiamo, oppure proviamo a stordirlo. Non ho niente per stordire però. Quindi mi sa che lo dovremmo uccidere. Proviamo a usare Bracco Baldo. Ok, cosa abbiamo? Cos'è? Ah, un ghoul. Ok, buono a sapersi. Bene, bene, bene. Allora, tu torni indietro da questa parte. Qui dovrai cominciare a guardare, però visto che voi siete qua, mi fido di più ad avervi voi qua dietro e mandare avanti poi gli altri, perché non so quanto grande sia quella zona. Da questa parte abbiamo già visto tutto, abbiamo detto, sì, però questo è il limite della mappa. E tu che hai il fucile, dove sei tu? Vieni qua dietro. Andiamo intanto così. Oh oh! Urca, quello è anche un untore. Cavolo. Urca, questo è esplosivo. Ok, abbiamo uno zombie esplosivo. Abbiamo uno zombie esplosivo e uno zombie untore da questa parte. Allora, l'untore dovrebbe essere relativamente facile. Ho colpito un sacco di volte, ma è ancora vivo, sto maledetto. A sto punto ti becchi questi. Ok. Va bene, e tu fai un giretto qua. No, allora torniamo indietro perché se arriva un altro untore è un altro problema. Quello zombie esplosivo lì come facciamo? Allora, tu torni indietro. Dovresti distruggerlo tu. Proviamo ad attaccarlo? Ok, l'abbiamo addormentato. Bene. Quindi tu puoi venire qua. E tu puoi venire qua e guardare di là. Facciamo passare un altro turno. Un altro ghoul? Ok. Allora, intanto abbiamo questo ghoul che in teoria. Ok, va giù così, perfetto. Qui abbiamo il ghoul e quell'altro addormentato. Cos'è sta cosa? Ma c'è un attacco a distanza, vabbè. Questa cosa qua. Come ce la caviamo contro di lui? Mi sa che torniamo indietro. Mettiamo qui anche l'altro che può sparare.
Tu per arrivare qua potresti fare il giro di là, quindi sono collegate queste due cose. Quindi tu vieni qua. Ok, non c'è niente da questa parte. Possiamo fare una ritirata strategica? Allora, se il cane è qua e tu sei qua, tu vieni qua. Tu vieni qua. Ok. Il cane viene qua. No, prima ci sono voi tre. Tu vieni qua. Tu spareresti in questa direzione, quindi tu vieni qua. Tu vieni qua. Il cane viene qua. E se tu ce la fai a sparare lì, abbiamo una via d'uscita. Cioè, ci siamo chiusi una porta. Proviamo. Aiuto! C'è un untore. C'è un ghoul che sta arrivando. Aia. C'è anche un altro esplosivo. Allora, abbiamo una ferita. Cos'è in mano lui? Bella questa spada. Vediamo se riusciamo a farci qualcosa. Lama arrugginita. Interessante. No, tu torna indietro. Il cane lo teniamo qua. Per ogni evenienza. E tu vieni qua. Tu vieni di qua. Dobbiamo curare te, quindi in teoria tu hai il medikit. 1, 2, 3, 4, 5 addirittura. Tu hai il medikit? No. Tu hai un medikit? Più o meno. Che spazi angusti, ragazzi. Ok, questo te lo tieni qua. Attenzione. Ne abbiamo visti almeno tre. Un untore e altri due. Che però adesso non vedo più. Ok, quindi voi due state qua. Tu cominci ad andare in avanti, Honey. È gigantesca sta caverna. Tu vieni qua davanti, però quindi tu devi spostarti di qua, tu ti metti qua, giù, e voi state da questa parte? Proviamo così? Aiuto! Bisogna avere molta molta cautela contro questi. Allora, qua continuiamo l'esplorazione. Come è fatta la mappa? Allora, c'è una via da questa parte che abbiamo già visto. Qua forse c'è un'uscita. E poi abbiamo diverse robe da esplorare qua sopra. Allora, cominciamo con te che vieni di qua. Ok, questo finisce qua. Perfetto, quindi questa è un'uscita. Poi qua abbiamo ancora tanta roba di qua. Tu vieni di qua e guardi su questo corridoio. Tu vieni di qua e guardi su questo corridoio. Dove si sono cacciati? Voi restate qua dietro? Oh oh, abbiamo gli scheletri.
Bene, abbiamo. Bello! Uno zombie guerriero? Un ghoul guerriero? Direi che possiamo pure attaccarlo. Mancato. Ok, ucciso una volta. Che cosa sei tu? Guerriero ghoul? Ok, interessante. Quindi teniamo te lì. No, tu vieni qua. Tu vieni qua. Qua. E tu vieni qua. E tu vieni qua, ma guarda dall'altra parte perché sennò mi spari il coso sui piedi. Poi da questa parte tu finisci di vedere sta zona. Ok, è finita qua, quindi tu puoi tornare indietro. Tu puoi venire di qua. Tu vieni avanti di due passi e tu vieni avanti di tre passi. Ancora uno e ancora uno. Oh oh. Oh oh. Tu torna su. Tu torna su perché c'è una zona ribassata lì, non mi piace per niente. Aiuto. Au! Questa è la spada arrugginita. Ok, c'è un altro, un ghoul normale. Questo va curato. Perfetto, questo ce lo teniamo. Ok, quindi c'è una via per poter fare il giro. Buono sapersi. Tu. Allora, tu vieni. Ok, è gigantesco sto posto, o sbaglio? Qui penso che ci sia la cosa per girare intorno. Tu vieni qua giù? Cos'è sta cosa? È il piano di sotto. Sì, perché noi siamo qua. Quindi c'è un altro piano di sotto ancora. Sembra tipo resti da mangiare. Un altro zombie normale questa volta. È quello? È un altro di questi cosucci strani? Allora, questo è uno zombie semplice, quindi tu. Perfetto. Poi abbiamo questo che c'ha un'ascia gigante in mano e questo che è uno di quelli. Ok. Come facciamo a vederlo? Ah, lo vedi tu da qua sopra. Ok, allora intanto questo che è tutto tuo, se ti metti qua non ce la fai a sparargli, ma ce la fai tu a sparargli. Sono a uno di distanza almeno, sì. Tutto tuo. Ottimo, e tu hai questo che è un cadavere ghoul, un'ascia da battaglia, bellissimo. Tu puoi colpire questo. Oh, l'ho beccato due volte, beh, bene. Colpita e fondata. Ok. Vediamo voi cosa fate. Ah, tu sei arrivata fin qua. Fatto un fuoco di reazione. Quindi tu puoi tornare indietro qua. Tu puoi venire avanti qua. E sparare a questo. C'è anche un esplosivo. Che cavolo mi ha lanciato? Ah, mi ha annullato l'energia. Ho l'energia a zero. Quindi mi ha bloccato sul posto.
Cavolo. Mi ha messo l'energia a zero, cazzarola. Quindi tu devi tirare su questo. Tu scappa da qua e tu torna indietro. Bello quell'arma lì. Interessante. Ok, mosso tutti, via. Un altro ghoul. Bene, allora, che cosa abbiamo a disposizione? Questo si è risvegliata, quindi in teoria tu o tu, forse meglio tu, te la puoi beccare di nuovo. Perfetto. Poi abbiamo questo che ci pensa il cane. Perfetto. E poi è il cane stesso che ha problemi. Quindi tu tira fuori questo. Vieni qua. Gli dai una bella cicciata qua. Forse anche un'altra. Tu puoi venire qua. Facciamo così. Qui abbiamo finito? Allora, tu torna su. Mentre tu, vedendo come è fatta la mappa, mi sa che qua non abbiamo ancora tanto da esplorare, quindi andiamo un attimo qua. Vecchia borsa, mucchio di interiora. Ok, quindi a quanto pare sono qua venuti a mangiare cadaveri. E questa finisce qua. Sì, ok, quindi possiamo tornare indietro, tornare su, e quindi questa parte l'abbiamo chiusa. Adesso bisogna vedere qua. Urca, un untore. Bene, allora, cos'è che vediamo adesso? Vediamo questo, che in teoria tu potresti... Però abbiamo anche un untore da qualche parte, quindi tu... Ok, funziona. Tu che hai quest'arma, ce la fai a venire qua sopra e a cercare l'untore? Ok, qua non è. Eccolo là. Giù. Ottimo. Distrutto l'untore. E tu fai un'esplorazione da questa parte. Ah, ok, ci sono delle scale che vanno... Ah, qua c'è la Strix. Bello. Ok, ma perché ci sono le scale qua? Dove cacchio stiamo scendendo? Una catacomba? E poi? Cosa c'ha sta mappa? Vabbè, tu ritorna su allora. C'è un sacco di roba da esplorare qua dentro. Sarà una missione più lunga del previsto. Ok, allora, vediamo se riusciamo a capire cosa fare con quelli che sono di qua. Vorrei capire dove sono intanto. Ok, c'è una Strix e c'è uno zombie esplosivo. Tu torna di qua. Tu vieni qua. Au. Toh. Ok, c'è anche un altro zombie infettore. E tu da dove spunti fuori? Ah, si è risvegliato. Tu resta qua. Tu resta lì. Tu resta lì e andiamo avanti. Bene. Abbiamo un po' di gente? Sì. Abbiamo un guerriero e uno zombie normale. Allora, tu vai contro il guerriero. E poi contro lo zombie. Ottimo. E bravo Bracobaldo. Continuiamo con... l'esplorazione di questa roba qua. Cosa cacchio è sta cosa?
Riti satanici, ok. E tra l'altro è una camera altissima questa. Vabbè, tu stai qua sotto a esplorare a sto punto. Tu ricarica, vai di qua. Mi distruggo tutta la mia roba, però. No, mi tocca beccarli uno alla volta. Però quell'esplosivo. Cercare di addormentarli in qualche maniera. Ok, il nostro cagnolone è qua. Honey, puoi venire a finire di esplorare questa zona. Ok, è libera. Puoi venire giù anche tu. E tu a sto punto puoi tornare indietro. Che giro ti fa fare? Ah, ok, c'è un passaggio qua delle catacombe. Vai giù allora. Perfetto, e tu devi ancora risalire e quindi vieni di qua. Ok. Jimmy Boy ha perso i sensi e Bracco Baldo ha perso i sensi. Allora, Jimmy Boy è qua. E Bracco Baldo è qua. Beccato. Questo c'ha un a falla. Perfetto. Dove va il cane? Ah, il cane è qua. Sì. Nel prossimo turno prendiamo gli stimolanti per lui. Poi. Voi siete ancora lì. Ok, mi ha distrutto un po' di roba. Mi sa. Tu stai qua a sorvegliare a sto punto. E qua continuiamo a esplorare. Cosa c'è di qua? Dove cavolo stiamo andando? Ok, e di qua c'è la via per tornare di sopra, allora. Sì, questa è la via per tornare di sopra. Ok, altri che devono far cose? No. Siamo ancora abbastanza vivi. Tu torna su di qua. Ok, qua c'è tutto un corridoio lunghissimo ancora. Madonna, che casino sta missione. Ok, qua non c'è più nessuno, c'è un cadavere di Strix. Questa è tutta la roba che è sopravvissuta. Abbiamo perso tre quarti di cose, ma va bene. Questo è uno zombie untore. Quindi a questo punto tu resti qua a beccartelo. E tu resti lì e voi cominciate a esplorare questa zona. Lui è là in fondo e tu sei qua. Devo anche tirare su i. Eh no, tu sei. Ah, ho sbagliato. No, tu vieni qua e vai qua sopra. Ok, quindi stiamo arrivando dalla stessa parte. Sì. Tu puoi venire qua sopra. Però mi c'è uno svenuto. Due svenuti, anzi. Neanche una. Ok,
Vabbè, allora tu vieni qua. Nel prossimo turno tiriamo sul cane. E tu da dove sbuchi? Colpito, ma non abbastanza. Enorme sta cosa. Allora, tu tira fuori questo. Ok, il cane è ancora addormentato. E lui è qua ed è lontanissimo per tutti. Forse per te, eh? Speriamo di sopravvivere. Ok, qua abbiamo finito l'esplorazione. No, non abbiamo finito l'esplorazione. C'è ancora un po' di roba. C'è quello che. C'è questa zona qua da fare. Forse quello potrebbe essere l'ultimo. Au. Muore. Non è finita. Questo è il limite però, bene. Ok, tu prova a guardare di qua. Madonna, che mappa. Non è che magari è uno di questi che si è tirato su? Ok, ancora nessuno. Resta qua dietro perché c'è talmente tanta gente per terra. Quanto grande è sto posto? Allora, la parte più avanzata sembra questa. C'è anche una via da quella parte. Vabbè, abbiamo finito l'energia. Ah, Dio, 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 dove siete? Non è che magari si è svegliato uno degli untori? No, allora qua siamo ancora a posto. Questo è il limite. Sì, quindi tu vai di qua. Vai di qua. Tu puoi andare qua su. Bingo! Dove sei? C'è uno zombie là dietro. Non so come faccio a vederlo. Però ce n'è uno là dietro. Che mi sa che è l'ultimo, visto questa velocità di turno.
Come faccio ad arrivare qua io? Ah, ok, si fa tutto il giro. Questo è un corridoio sopraelevato. Vabbè, sta succedendo di tutto in sta mappa. Che casino di mappa. Cioè, guardate, veramente sembra una roba presa da Dwarf Fortress. Trovato. Grazie. Ottimo. Qua, dove era il nostro... Ma... Ah, ok, la gente che era qua? Ah, li ho mossi, ok, quindi tu puoi tornare qua un attimo. Qua sembra tutto vuoto. Quindi sì, mi sa che l'ultimo è rimasto là sopra. Facciamo sto giro strano per arrivare fin qua. Se io volessi arrivare qua non posso. Se io voglio arrivare qua... Questa è la catacomba, quindi no. Se io volessi arrivare tipo qua... Fa tutto il giro. Vabbè, tu torna indietro. Tu torna in questa zona. Tu ti giri e vieni qua. Ok. Tu vieni qua. Abbiamo detto che non si può andare, quindi vai di qua. Sì, sembrerebbe qua l'ultima zona. Eccolo. Ok, allora intanto ne abbiamo uno qua. Fai un passettino indietro e... Bam! No, come no, bam! Ok, ottimo. Come hai fatto a non vederlo? Non è l'ultimo. Ah, era nascosto qua dietro. Ah, questo è tipo... adesso ho capito cos'è. Qua ci sono tutti i cadaveri intorno. Sono tutti i cadaveri di ghoul, di zombie, eccetera. Che schifo. Che schifo. Tu vieni di qua. E cosa facciamo ancora? Andiamo di qua? Praticamente sto guardando sotto e non posso neanche andare sotto, quindi è proprio un ponte finale questo, chiamiamolo così. Eh sì, qua ho finito tutto, quindi se c'è qualcosa... c'è ancora una zona qua da esplorare. Io mi guardo sempre intorno, anche indietro. Non so mai che ne trovi altri in giro. Bene, allora ce n'è uno qua che si becca. Muoviamoci ancora più vicini. Ottimo. Poi tu puoi scendere di qua. Voi tornate perché sui vostri passi potrebbe esserci qualcosa. Tu vieni qua sopra.
Ok, senza uscita, perfetto. Tu puoi tornare alla catacomba. Con calma. Tu resta lì. Tu ritorna da questa parte. Abbiamo finito di muoverci. Quanti sono rimasti ancora? Urca, uno è qua, ok. C'è anche uno Strix qua. Bene. Basta. Non ancora. Dove cacchio devo andare? C'è altra gente che sbuca da qua? Non so più dove andare, sul serio. Proviamo a vedere se c'è qualcosa qua. Per un attimo ne ho visto uno. Si è risvegliato questo ghoul. Risvegliato? No, forse è nuovo. Bene. Tu stai a sorvegliare questo. Tu stai a sorvegliare questi. Tu vieni qua. Tu vieni qua. Ho trovato un altro. Ah, ce l'abbiamo fatta. Nemici uccisi solo 18, però effettivamente erano difficili da cercare. Cadaveri recuperati 17, nemici catturati ben 5. Oh, bene, bene, bene. Mira, reazioni, salute. Questa è stata una missione abbastanza lunga. Coraggio anche per Braccobaldo, che si prende anche un P2 di melee, quindi niente male. E il bottino e tutta sta roba. Allora, balestra, via. Ascia da battaglia è nuova. Lama arrugginita, pugnale Colt, il Fal, via. Osso grande, l'abbiamo già ricercato. Osso grande, l'abbiamo già ricercato. Control, no, come si faceva? Shift, Alt, no. Qua? Sì, ok. Control è questo, quindi questo lo possiamo anche vendere. L'osso normale è meno 100? Ok. Perché abbiamo così poco di... Ah, perché non vendo tutta sta roba, giusto. Cadavere zombie, cadavere untore, cadavere ghoul, cadavere Strix, zombie, zombie esplosivo, Strix e ghoul. Non male, non male. Guerriero ghoul, quindi due nuovi e due... ci mancherebbe il ghoul normale, però abbiamo due cadaveri nuovi e due... Personaggini nuovi, molto bene, molto bene, molto bene. Limite gialla, vediamo di spostare sta roba qua. No, non rimuovi selezionati, scusate. Trasferimento al CERN. Questi sono vivi, quindi trasferimento al CERN, sì. Zombie, zombie esplosivo e Strix e guerriero Ghoul. Perfetto, rimuovi selezionati. Il limite della prigione è superato. Ancora? No, no, non ho fatto la missione al CERN. Abbiamo bisogno di tutta sta roba qua perché abbiamo perso tutto. Abbiamo perso i bruciatori, i fucili d'assalto, quindi dovrò rifare tutto l'equipaggiamento. Però, niente male. E a proposito di questo, andiamo da Agdi e trasferiamo. Facciamo un attimo un controllo. Trasferiamo anche i cadaveri. Trasferisci al CERN i vari cadaveri. Così possiamo lavorarli e estrarre il plasma sanguigno. E poi rispedirli qua. E anche l'ascia di battaglia, la lama arrugginita e penso basta. Quindi niente, niente male questa missione così com'è andata. Vediamo di andare ancora un po' avanti. È arrivata tutta la roba, perfetto. Cadaveri
Cadavere tecnomode del cyberweb. I membri del cyberweb sembrano umani all'esterno, ma sono pesantemente modificati con impianti inorganici, compresa la placatura dell'armatura che protegge gli organi vitali, sostituzioni cibernetiche per alcuni di questi organi e piccoli impianti cerebrali. Questi aumenti li rendono abbastanza resistenti a tutte le forme di danno, oltre ad aumentare la loro forza, precisione e riflessi. Purtroppo non c'è l'immaginetta a questo giro per potenziamenti del cyberweb, però abbiamo questa cosa nuova, insomma, interessante. Gel curativo, questa è nuova, quindi vediamo pure di farla. Oh, perché abbiamo sbloccato finalmente il laboratorio scientifico. Fino a 25 scienziati possono lavorare in un laboratorio. I laboratori scientifici sono dotati delle più recenti tecnologie per la ricerca di materiali, fisica e cosmologia, ma non di biologia e spionaggio, che però abbiamo già entrambi in questa base. Vi è accesso privilegiato ai migliori laboratori di ricerca di tutto il mondo, compresi gli stabilimenti militari. Mettere più scienziati è un problema, diventa inutile dopo un certo punto, quindi è insensato costruire più di una singola struttura di questo tipo per base. Molto bene, molto bene, molto bene. Vediamo di continuare a questo punto con l'MG3 e finalmente possiamo costruire. Abbiamo 2 milioni giusti giusti, quindi andiamo pure a costruire il nostro laboratorio scientifico qua. Ci metterà 26 giorni, però niente niente male. In questa maniera noi adesso abbiamo 15 scienziati che stiamo utilizzando, ne avremo altri 25, ma non abbiamo i quartieri abitativi, ne abbiamo solo 10, quindi devo fare un altro quartiere abitativo qua, oppure cominciare a vendere. Potrei vendere degli ingegneri, tanto non li uso, no, sì che li uso qua, li uso spesso per estrarre le robe. Tra l'altro adesso abbiamo anche altre produzioni da fare, quindi mettiamole pure. Vabbè, non c'è spazio in officina, ma chi se ne frega, poi sistemeremo il tutto. Quindi non male, non male, non male. Vediamo di andare ancora un po' avanti. Vediamo fino alla prossima missione che salta fuori. Siamo quasi a fine giugno. Operazione della chiesa di Dagon. Comandante, ho scongettato un piano su come catturare un leader della setta. Sappiamo già che possono essere trovati nelle feste dedicate a Dagon, eseguendo tutti i tipi di rituali malvagi e probabilmente divertendosi anche loro. Ora ho un'idea abbastanza precisa su come calcolare quando e dove si svolgerà queste cerimonie. Si svolgeranno queste cerimonie. Ti chiamerò quando avrò qualcosa. D'ora in poi non ci preoccuperemo dei covi della chiesa di Dagon. Tali compiti saranno invece delegati alle forze di salvataggio del consiglio. Credo di averlo fatto. E intanto abbiamo anche un'altra arma che andiamo pure a fare per completezza. Quindi se adesso andiamo sotto i rapporti, abbiamo fatto le operazioni del Lotto Nero, di Alba Rossa, della chiesa di Dagon. Ci mancano le operazioni Exalt e abbiamo finito di fare i covi fondamentalmente, quindi molto bene, molto bene. Abbiamo finito la produzione di questi, ottimo. E cosa possiamo produrre di bello? Cosa vogliamo produrre più che altro? E vogliamo produrre qualcosa di particolare? Abbiamo dei box, ma non credo di avere la possibilità di aprire box, no. Quindi andiamo avanti a fare soldi, che ne avremo bisogno. Infatti adesso vanno un po' più veloci. Acquisto dell'L85 che abbiamo già. E abbiamo il FAMAS e lo Steyraug che vengono sbloccati con questa cosa, oltre che all'acquisto dell'MG3. Quindi sì, facciamo che non facciamo questo, ma lo faremo da un'altra parte. E qua facciamo... cerchiamo ancora il Tecnomade. Ok, e infatti è arrivato l'MG3. L'MG3 è questo, la Rheinmetall MG3, è una mitragliatrice per uso generale con camera per la cartuccia NATO 762 in servizio con la Bundeswehr tedesca. Il design è derivato dalla mitragliatrice MG42 nella seconda guerra mondiale, molto efficace a lunga distanza, non è consigliabile sparare dalla posizione in piedi. L'acquisto di quest'arma richiede la licenza di mitragliatrice. È una versione depotenziata dell'M60? No, è uguale identico all'M60. E addirittura è leggermente meno preciso dell'M60, ma spara 6 colpi anziché 5, quindi è abbastanza schifosetto come cosa. Però adesso che siamo qua, tu puoi fare questo, 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 e ci mettiamo anche il linguaggio alieno da questa parte. Ottimo. E adesso abbiamo bisogno di soldi, soldini. Acquisto del FAMAS. FAMAS è questa cosa qua, un'auto rapido, sembra tipo, e anche lo Steyr abbiamo sbloccato insieme.
un fucile da tiro francese modello Bullpup, usa munizioni NATO standard 5.56 che ignorano il 10% dell'armatura del bersaglio. E invece FAMAS, scusate, lo STEIR, quest'arma spara munizioni NATO standard con grande precisione, i suoi sistemi di mira avanzati lo rendono più preciso ma anche un po' più lento da sparare, le munizioni ignorano il 10% dell'armatura del bersaglio. Promozione 2, qualsiasi arma che utilizza, eccetera eccetera. Interessante perché queste armi sono armi europee che abbiamo sbloccato grazie al fatto che abbiamo le operazioni del Chiesa di Dagon, così come avevamo sbloccato la Rasaka con l'otto nero e le armi russe con Alba Rossa, e quindi immagino anche con Exalt sbloccheremo qualcosa di, del genere. Qua intanto mettiamo pure qua, abbiamo quasi sbloccato anche lo Steyr, il FAMAS dubito che lo comprerò. Attacco delle aragoste umane? Che cavolo è sta cosa? Attacco delle aragoste umane. Va bene, vedremo di equipaggiare allora Black Hawk. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave, grazie per la visione. Namaste.